bebe și Felix pentru bunul lor prieten Stasian și băiatul lui Bruce Lee. Allora, abbiamo tanto cercato il castello di Dracula, l'abbiamo trovato, finalmente l'abbiamo trovato, è qui alle nostre spalle. Tipica rappresentante del posto, la nostra Michela, che ci sta facendo da guida. Allora Michela, come si chiama questo castello? Il castello Juvinilor. Juvinilor. Serio, proprio di quelli giusti, di quelli giusti. Traian Vuia è un insieme di tanti piccoli paeselli, il centrale proprio Traian Vuia, 250 abitanti, sono 120 case. Vi faccio notare la bellezza della chiesa, lì a fianco si sta costruendo il museo di Traian Vuia, questo invece è il vecchio museo che verrà sostituito da quello nuovo e questo invece è lo spazio ludico del comune, anche questo si sta allestendo, qui si fanno le feste di paese, le grandi riunioni, quindi un luogo benché piccolo, immaginate 250 abitanti, però molto molto civile. Josif è sindaco da 16 anni, per cui è con le sue iniziative che si sta assemblando questo paese e devo dire con lungimiranza, perché c'è una buona visione architettonica e di contesto civile, proprio perché il piccolo numero di abitanti trova momenti di socializzazione importanti tutti collocati qui, per cui il luogo di culto, qui sono ortodossi, la chiesa l'avete vista nel film, è bellissima, il museo, museo nuovo, museo vecchio e lo spazio ludico. Devo dire che Josif si sta dando un gran da fare e il risultato è buono. Adesso vi faccio vedere una cosa simpatica. Ecco qua, centro culturale Filonide per voi. In rumeno, per gli abitanti di Trambuia. Io saluto il presidente del 2003 da noi in comune, in speciale in stato Trambuia. Saluto i cittadini di comune Trambuia, per incredere per care mi ha accordato
de a fi în fruntea lor. Și salut, Taranto. Noi salut delegația dumneavoastră din Italia, din Toronto. E noi ringraziamo il sindaco di Tranvuia per la sua gentilezza nell'averci portato in tutte queste belle realizzazioni. Questo è l'autentico scambio culturale fra due tradizioni completamente diverse. Il sindaco di Tranvuia e il centro culturale Filonide vi saluta.